quello che sta succedendo è indegno di un paese civile. E noi siamo quelli che stanno difendendo il fatto che l'Italia ancora rimanga un pochino un paese civile. E vinceremo questa battaglia. Eccoci di nuovo qua, nuova puntata insieme ad Alessandro Fusillo, avvocato, presidente del Movimento Libertario. Ben trovato Alessandro. Ciao Fabio e buonasera a tutti gli spettatori di Border Nights. In questo mese di agosto stiamo un po' riflettendo, così non dico a bocce ferme perché le bocce non sono mai ferme, ma insomma si sa che, come dicevi anche nell'altra puntata, l'estate, tutto insomma, se volemo bene, come si dice, tutto si dimentica, tutto è più lento, no? Un po' molto all'italiana. Ricorderai anche che nell'estate del lockdown ci fu dato anche il bonus vacanze, 500 euro per dimenticare che ci avevano chiuso in casa, bonus di qua, bonus di là, e poi ricorderete che noi si diceva guardate che poi a ottobre risuccede, e infatti è risuccesso. Ma vogliamo partire almeno parlando del grande silenzio. Cos'è il grande silenzio? Il grande silenzio è il silenzio del governo, in particolare riferendoci all'OMS, al trattato OMS, a quello che si profila all'orizzonte. Allora ti chiedo intanto, Alessandro, se ci sono novità sulle tempistiche, sull'adesione, al di là di quelle che sono le non dichiarazioni del nostro governo, c'è qualcosa di nuovo o siamo sempre fermi al solito punto? No, siamo fermi all'approvazione di queste del trattato pandemico e delle modifiche del regolamento sanitario internazionale che si sono avute nello scorso maggio all'Assemblea Generale dell'OMS. C'è un termine adesso per gli stati che è stato abbreviato, l'Assemblea Generale precedente questo termine è stato ridotto sostanzialmente, se non sbaglio sono 10 mesi ma potrei sbagliare, c'è un termine entro il quale gli stati possono lamentarsi sostanzialmente e dire vogliamo modificare, non siamo d'accordo o, che sarebbe l'ipotesi preferibile, non partecipiamo alle nuove modifiche, quindi ci sarebbe la possibilità di un OMS diciamo a due velocità con alcuni stati che partecipano, altri che non partecipano. Alcuni stati hanno già detto che non partecipano, anzi che stanno valutando l'uscita dall'OMS, come la Russia, intanto però valutano, ma sempre lì rimangono, quindi mai credere alle promesse dei politici. E ci sono poi alcuni stati come l'Italia o come tutti gli stati dell'Unione Europea che brillano per totale silenzio. Perché questo? Perché le modifiche al regolamento sanitario internazionale e il nuovo trattato pandemico nascono da un'iniziativa degli Stati Uniti. I paesi dell'Unione Europea sono sostanzialmente dei vassalli degli Stati Uniti d'America e quindi non hanno la possibilità nemmeno di fare nessun tipo di considerazione, cioè devono obbedire e basta. Non so se hai visto, c'è un'intervista abbastanza divertente di Putin di qualche settimana fa in cui lui diceva questa stessa cosa, cioè che i paesi dell'Unione Europea sono talmente asserviti agli americani che se gli dicessero guardate che domani tutti i cittadini dell'Unione Europea si devono impiccare perché questo corrisponde agli interessi degli Stati Uniti d'America, risponderebbero sì, però vorremmo utilizzare delle corde di produzione europea. E Putin dice però non è detto che gli americani gli concedano questo vantaggio perché magari è una buona occasione per i produttori americani di corde per impiccare la gente. Al di là della battuta, questo purtroppo è il clima che si respira in Europa. Abbiamo una casta politica di inetti il cui unico scopo sostanzialmente è quello di riempirsi le tasche in modo lecito e illecito, come abbiamo anche visto negli ultimi anni con vari sistemi, a partire da quelli più pecorecci dei deputati europei che c'erano le buste
della spazzatura piena di contanti a quelli magari più raffinati di altri che si riconoscono dei sostanziosi aumenti delle loro indennità, come è accaduto recentemente per la signora von der Leyen, che evidentemente riteneva di non guadagnare abbastanza e si è aumentata lo stipendio insieme a tanti altri burocrati dell'Unione Europea. E quindi non c'è nessun tipo di discussione. C'è un'iniziativa interessante alla quale forse riuscirò a partecipare, ma comunque che sto seguendo con interesse, che è un gruppo di avvocati di vari paesi europei, non c'è l'Italia, questa è la ragione per cui vorrei cercare di entrarci, che stanno cercando di opporsi a queste modifiche del trattato OMS. La previsione purtroppo è che non avverrà nulla, infatti tu giustamente parli del silenzio della Repubblica Italiana, e che questa cosa passerà addirittura sotto silenzio, ed è uno degli aspetti più deteriori della politica italiana, cioè che tutto quello che riguarda la politica internazionale, il diritto internazionale, non è proprio oggetto di discussione, è considerata prerogativa della più alta politica, in particolare della Presidenza della Repubblica e dei governi, parte minore del Parlamento, che poi sostanzialmente ratifica tutto quello che gli viene presentato, ma che ci sia una pubblica discussione su quello che fa l'Italia a livello internazionale non esiste, non c'è questa cosa, non sono previsti referendum sui trattati internazionali, il diritto internazionale è una proposta che non si può rifiutare sostanzialmente. L'Italia non ha nessun tipo di autonomia e di sovranità su queste tematiche e non è gradito e non si desidera che i cittadini nemmeno dicano la loro opinione, ma nemmeno che conoscano i fatti che stanno avvenendo, e la storia della modifica del trattato OMS non fa eccezione rispetto a questa regola che ben conosciamo da molto tempo. Allora, c'erano delle dichiarazioni, Alessandro, di fine maggio del ministro Schillaci, in cui aveva riconosciuto la centralità dell'OMS nel quadro dell'architettura internazionale e del suo ruolo di guida delle politiche globali per il raggiungimento dei più alti livelli di salute, quali diritto fondamentale di ogni persona. L'appoggio al manifesto dell'OMS comporta un esborso in termini di contributi da versare con un aumento pari al 20% per ciascun paese, quindi ogni paese deve anche dare più soldi a questa organizzazione. Laddove ci vorrebbe assoluta discontinuità rispetto a quanto visto negli ultimi anni, invece si prosegue con questa iniziativa di politiche globali, sviluppo sostenibile, tutti questi termini insomma altisonanti che vogliono dire tutto e niente. Stando invece a un articolo che è uscito sul Telegraph in Inghilterra, per quanto riguarda proprio il Regno Unito, pur ribadendo la partecipazione del paese a questo tipo di trattativa, il ministro per gli affari esteri Mitchell ha risposto alle preoccupazioni sul trattato annunciando l'intenzione di bloccare e prevenire qualsiasi ingerenza sulle politiche sanitarie nazionali. Ecco, questo è un tema che in Inghilterra infatti aveva preoccupato un po', poi è chiaro che stiamo parlando dell'Inghilterra, che è probabilmente uno dei fari centrali anche insomma di una certa egemonia anglofona o angloamericana, quindi va preso tutto con le molle. Tra l'altro l'Inghilterra, abbiamo visto insomma anche lì ci sono state delle repressioni molto forti, sia delle proteste, abbiamo visto anche insomma la macchietta Johnson che mentre gli altri erano in casa lui se la spassava, questa è la dimostrazione insomma di quanto ci credevano loro nei provvedimenti che decidevano. Però ecco, qualche distinguo avviene. Da noi tutto questo non suscita nulla, né discussione né indignazione, si cerca di smentire, lo hanno fatto anche giornali online, sempre chiaramente vicini all'egemonia del sistema, tipo Quotidiano Sanità, che diceva no, ma non viene ceduta la sovranità sanitaria. Premesso che ce n'è rimasta poca di questa sovranità, perché anche se rimane, cioè di fatto ce l'hai, però di fatto poi tu ti sei sempre conformato come già tu non ce l'avessi, quindi questo, anche questo è da tenere in considerazione, cioè forse questo è un ulteriore passo, ma già abbiamo visto quello che è successo negli ultimi anni dove non c'era il trattato, ma di fatto l'Italia ad esempio si è
uniformata platealmente alle direttive che arrivavano da fuori. Sì, ma prima una battuta, da queste dichiarazioni di Schillaci, ma anche di altri politici, mi fanno pensare, non so se ti ricordi, a Ettore Petrolini che faceva Nerone e che mentre Roma bruciava diceva che poi sarebbe risorta più bella e più superba che prima, diceva Petrolini, e poi c'era la clac all'interno del pubblico che gli diceva sempre bene, bravo, e via via che va avanti la scenetta lui neanche più riesce a parlare e subito arriva qualcuno che gli dice bene, bravo, bis. Ecco, più o meno il livello della pubblica discussione in Italia è un po' questo. Quello che sarebbe invece se ci fossero dei giornalisti, o meglio, se i giornalisti veri avessero accesso a questa gente, io per esempio avrei piacere di chiedere quanto è il contributo totale dell'Italia all'OMS, e parliamo di decine se non centinaia di milioni di euro all'anno, e quanti ospedali per esempio si sarebbero potuti costruire con questi soldi, quanti medici si sarebbero potuti assumere. Quindi la dichiarazione che l'Italia incrementa del 20% il suo contributo all'OMS per migliorare la salute dei cittadini è un insulto ai cittadini italiani, è veramente un oltraggio insopportabile. Questi signori prendono i nostri quattrini, se li mettono in tasca e ci fanno quello che vogliono. L'OMS è una delle tante gigantesche burocrazie dell'ONU, servono invece a incrementare il potere degli stessi burocrati, no? Purnell, un autore americano, aveva parlato della legge ferrea della burocrazia, che vuole appunto che le istituzioni burocratiche tendano a perpetuarsi, a essere sempre più potenti, e che all'interno della discussione che riguarda le burocrazie la voce che vorrebbe ridurle o addirittura eliminarle è destinata inevitabilmente a soccombere rispetto alle voci di quelli che invece vogliono incrementarle. Di fatto i nostri stati moderni e anche le organizzazioni internazionali sono di proprietà di quelli che ci lavorano, e il funzionamento di queste strutture lo dimostra in modo lampante, perché tendono a crescere sempre di più, tendono a consumare sempre più soldi, ad accumulare sempre più debiti, e qualunque problematica che avviene nell'ambito delle istituzioni pubbliche, la soluzione è sempre la stessa: bisogna metterci più soldi. Idem con l'OMS. Bisogna essere molto preoccupati che un personaggio come il ministro Schillaci sieda su quella poltrona. Non voglio dire che è peggio di Roberto Speranza, però diciamo equivalente dal punto di vista dell'autonomia politica. Poi è giusto quello che dicevi tu, cioè l'Italia già prima non aveva nessun tipo di sovranità sanitaria, ma diciamo tutto quello che riguarda, come dicevo prima, la politica estera, il diritto internazionale, non prevede l'esercizio di una nemmeno minimale forma di sovranità italiana, quindi non... invece la tenue speranza che questo scempio delle modifiche del trattato OMS possa essere bloccata o in qualche modo limitata viene proprio dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, dove invece queste modifiche abbisognano dell'approvazione del Parlamento americano, e almeno per quello che sembra ora, poi vediamo quanti soldi verranno distribuiti per far cambiare idea ai parlamentari e ai senatori americani, almeno per ora non sembrerebbe esserci una maggioranza favorevole a questo colpo di mano dell'OMS. Però pur avendo loro il potere, perché certo se l'Inghilterra e gli Stati Uniti non approvassero, se effettivamente i russi dessero seguito al loro annuncio di uscire dall'OMS e comunque di non approvare queste cose, si creerebbe un blocco molto importante di paesi che non sono favorevoli alla combriccola che gestisce l'OMS, che poi ricordiamocelo fa capo al signor Bill Gates, perché il finanziatore principale dell'OMS è Bill Gates, e quindi decide quello che si fa, decide quello che i prodotti che l'OMS deve vendere,
in modo ovviamente non commerciale, no? Vengono venduti imponendoli sostanzialmente ai vari paesi, come abbiamo visto negli ultimi anni. È possibile che ci sia un blocco che si crei e che sia opposto a questa combriccola che gestisce l'OMS. Vediamo, perché i proprietari dell'OMS hanno tasche molto profonde e quindi sono in grado di corrompere chiunque, e quindi vediamo se ci sarà qualcuno che ha un minimo più di coscienza e dignità, anche se coscienza e dignità, detto in una frase che coinvolge i politici di qualsiasi paese esso siano, sembra quasi una cosa detta per ridere. Qui, a proposito di ridere, potremmo fare la rubrica "Mi fa ridere", ci fa ridere un po' anche questa aurea, no? Quando si dice "l'ha detto l'OMS", come se bastasse questo, no? A dire è tutto a posto. Tra l'altro l'OMS, leggevo ad esempio, si occupa anche delle linee guida per la fornitura di sedie a rotelle, ci dice ogni tanto, ultimamente è intervenuta anche sui grassi alimentari, sull'aspartame, insomma, di tutto e di più, interviene su tutte le cose possibili e immaginabili, e poi chiaramente gli stati in qualche modo recepiscono o meno queste sue iniziative. Perché anche sul cibo, mi chiedevo questo, considerato appunto i consigli e le linee guida che vengono date su alcuni argomenti, dico, ma come mai magari invece sull'alimentazione ci dice delle cose giuste, ci vuole così bene, invece su altri settori non ci vuole bene con altri tipi di linee guida? Quindi mi chiedevo, allora rivaluto anche quello che ci dice sull'alimentazione, non lo so, tanto per dire, che è un altro elemento a cui magari teniamo poca attenzione, ma in realtà è quello che noi inseriamo nel nostro corpo quotidianamente, e anche lì è una giungla, perché io credo che mi piacerebbe vedere come sono autorizzate, ad esempio, certe sostanze nei cibi industriali, chi controlla, chi ha verificato se queste sostanze, soprattutto gli elementi che vengono aggiunti, che certo non fanno parte delle ricette, ma che servono all'industria, perché magari è robaccia ma costa poco, permette che abbia questo cibo abbia un gusto gradevole, o permette che di fare l'addensante o il conservante, e poi si scopre magari tra 20 anni che faceva male, e però intanto chi l'ha autorizzato l'ha autorizzato. Quindi mi sembra anche qui una giungla, che anche questo poi impatta sulla salute. Impatta in modo gravissimo sulla salute. Pensiamo a dei casi, se vuoi, eclatanti del recente passato, come l'amianto, che per molto tempo è stato considerato una materia assolutamente inerte, che non poteva fare niente. Sappiamo che è gravemente cancerogeno, la storia del DDT, del talidomide. Facciamo un ragionamento, no? L'OMS è in mano a un signore che non è nemmeno laureato in medicina. Direte, vabbè, neanche speranza, certo, appunto. Quindi che autorevolezza può avere un'istituzione che ha scelto come sua guida un tizio con un passato politico abbastanza oscuro e losco, e che non capisce niente di medicina? E poi attenzione, come stavi dicendo tu giustamente, a tutto quello che viene dalla produzione industriale di massa, che è in mano a poche grandi aziende che esercitano un potere quasi monopolistico, e che quindi anche lì non si sa bene quali interessi facciano. Un tema, secondo me, non è da sottovalutare, è che tutti quelli che sono preoccupati per il nostro bene, che ci danno consigli su come dobbiamo mangiare, quali medicine dobbiamo comprare e assumere, eccetera, eccetera, sono gli stessi che dicono che il mondo è sovrappopolato. Io lascio, passo, no grazie, non compro niente. Non ci serve niente, ecco, mettiamola così. Poi c'è anche un'altra problematica qui, salendo un po' di livello, cioè che il rapporto tra, già abbiamo problemi noi con quella che viene chiamata la democrazia dello Stato italiano, il rapporto poi con queste organizzazioni sempre più distanti, sempre più grandi, dove appunto ogni processo è anche poco
trasparente. In una trasmissione mi è stato fatto notare che diceva che io ricordavo il principio, perché me lo facevano studiare, ricordo già alle superiori, diritto, economia, ma anche poi agli esami di diritto di scienze politiche, mi ricordo che ce la menavano tanto con questo principio di sussidiarietà, quindi le decisioni prese a livello più vicino rispetto al cittadino, a meno che l'organismo, diciamo, superiore non sia in grado di prenderle meglio. Ecco, siamo passati dalle decisioni che le prende, non è detto che fossero chiaramente decisioni giuste, però i livelli più inferiori, una volta c'erano le circostanze, a Roma forse sono rimasti, non lo so, ma comunque nelle altre città hanno cancellato ad esempio le circoscrizioni che non costavano niente, che forse permettevano, no, di far arrivare qualche input magari nei consigli comunali, che non conta niente, uguale, ma alle giunte comunali. Lo stesso sindaco oggi, insomma, i suoi poteri francamente sono pressoché nulli di incidere veramente, e oggi ci troviamo invece a contratti firmati dall'Unione Europea, peraltro non si possono neanche vedere. Però uno mi ha fatto notare, ma dice, non è tanto il problema del livello, perché le decisioni possono essere prese anche in Italia, ma se sono ispirate comunque da quel tipo di propaganda non cambia niente, quindi non è il problema il livello, il problema è chiaramente evitare che organizzazioni private con interessi poco chiari prendano in mano appunto questo tipo di processi. Ecco, tu come lo vedi questo spostamento sempre più lontano a organismi che magari il cittadino, l'OMS, forse il cittadino lo conosce, ma ce ne sono tanti altri, tu pensa al clima, al meteo, ci sono organizzazioni internazionali che forse compiono esperimenti, che noi non ne sappiamo assolutamente niente. Il principio di sussidiarietà è una delle tante solenni prese in giro della politica, proprio per come è enunciato, no? Cioè l'idea che le decisioni debbano essere prese a livello più basso possibile, a meno che il livello superiore non le prenda meglio, già ti dice che serve esattamente all'opposto, cioè al fatto che le decisioni vengano sempre e sistematicamente prese a livello superiore, a livello centralizzato, e vengano imposte ai livelli inferiori. Il problema della sussidiarietà è che non compie l'unica operazione che avrebbe un senso in questo tipo di valutazioni politiche, cioè quello di impedire a livello superiore di assumere determinate decisioni. Era un po' l'impostazione antica e tradizionale dei padri fondatori americani, cioè quello di elencare le competenze dello Stato federale e lasciare tutto il resto al livello statale. In realtà è già molto poco pure quello, perché la soddisfazione che le decisioni le prenda lo Stato della California invece che il Presidente degli Stati Uniti a Washington non è che sia particolarmente ampia. Il tema è che dovrebbe invece che essere concentrata sulla sussidiarietà, la pubblica discussione dovrebbe essere concentrata su quali sono i limiti intrinseci all'esercizio del potere, quindi della violenza, e quindi l'individuazione di un catalogo di cose che nessuno può fare, che possono essere fatte non a livello più inferiore, nel senso della regione, il comune, la circoscrizione, adesso a Roma si chiamano municipi, ma in realtà ci dovrebbe essere una sfera di intangibilità di decisioni che devono essere prese a livello individuale, cioè ciascuno deve poter decidere per sé senza nessun tipo di interferenza. Uno dei principi fondamentali in tutto ciò è quello di cui abbiamo parlato tante volte, dell'autodeterminazione sanitaria, cioè io sono proprietario del mio corpo e decido da me se e quale trattamento sanitario voler introdurre all'interno del mio corpo. Questo dovrebbe essere un principio indiscutibile, dovrebbe essere una cosa sulla quale non c'è nemmeno bisogno di spendere tempo a discutere, e invece noi viviamo in un paese in cui non esiste questo principio, in cui abbiamo la Corte Costituzionale che segue la scienza con la H e che dice che quindi al momento opportuno possono decidere di imporci determinati trattamenti sanitari. Questo è uno scandalo, è una vergogna, è una cosa semplicemente inaccettabile. Però questo è il mondo in cui viviamo, e la tendenza
con buona pace della buffonata della sussidiarietà, è quella la centralizzazione, la concentrazione del potere in sempre meno mani e alla concentrazione della potestà decisionale nell'ambito di alcune organizzazioni che ormai sono sovranazionali, non sono più gli stati-nazione che decidono. Gli stati nazionali eseguono quello che gli viene imposto dall'alto, e questo è quello che noi vediamo sempre di più. Quello che c'è da domandarsi, che credo molti si chiedano, ma perché il governante del paese X, che potrebbe avere il potere nelle sue mani, preferisce invece essere sostanzialmente l'esecutore, il servo sciocco di un'organizzazione molto più grande che gli dice che cosa deve fare? La questione è quella della corruttela che è insita nell'atteggiamento morale di chi fa il politico. Chi fa il politico è evidentemente un sociopatico, una persona che ha delle turbe psichiche, che dovrebbe farsi curare perché vuole regolamentare la vita altrui e che soprattutto desidera vivere dei denari rubati alle altre persone. Allora, il vantaggio che possono offrire queste organizzazioni sovranazionali è quella di assicurare la posizione dei politici. È un po' lo stesso meccanismo che si è ripetuto storicamente dei piccoli potentati locali, piccoli nobili che preferivano mettersi al di sotto del re, che era molto più potente, o dell'imperatore, che era molto più potente di loro, e che però, inserendosi all'interno di una struttura, è vero che dovevano a quel punto obbedire a qualcuno che stava sopra loro, però vedevano garantita la loro posizione e avevano meno rischi di essere conquistati o uccisi magari dal signorotto confinante. È la stessa identica cosa, poi non dobbiamo farci illusioni, questi sono meccanismi della politica. La politica non è altro che l'organizzazione della violenza, e il mondo moderno non fa eccezione, quindi questo tipo di meccanismi di passaggio di competenze da un livello a un altro si è ripetuto sempre di più nella storia, ed è quello che sta accadendo nella nostra epoca. Come al solito, chi ne fa le spese siamo noi cittadini, che viviamo sempre peggio e che subiamo estorsioni sempre più generalizzate e gravi, e che vediamo il nostro minimo spazio di libertà diventare sempre più piccolo. Allora, per chiudere, una volta avevamo una rubrica che si chiamava La domanda stronza, perché erano domande stronze anche di chi ci scrive. Me ne è venuta una adesso, no? Te la faccio secca, stronza, appunto. Anche chi ambisce a guidare un movimento politico, diciamo, l'area del dissenso, in realtà ambisce a rubare soldi? Io non è stronza come domanda, io l'ho detto senza mezzi termini, purtroppo sì. Chi si candida a fare determinate attività politiche e a incassare lo stipendio che gli viene pagato dai cittadini, anche se è come i 5 Stelle che prometteva che una parte dello stipendio l'avrebbe restituita, è sempre la stessa cosa. Chi vuole fare questo tipo di attività è un parassita, perché vive di quattrini che altri hanno prodotto e che sono il frutto della fatica, del sudore di tante brave persone che lavorano e che vendono i loro servizi e i loro prodotti a clienti che se li vogliono comprare. In senso generale, questo vale per tantissime attività, anche chi fa l'insegnante vende un servizio a dei clienti che se lo vogliono comprare. Quindi non pensiamo solo a un'ottica mercantile, commerciale, di quello che sto dicendo. Ciascuno di noi, se svolge un'attività che qualcun altro desidera che venga effettuata e quindi desidera finanziare con i suoi soldi, sta svolgendo un'attività che è benefica per le altre persone. Chi va a scaldare la poltrona in Parlamento per scrivere delle regole di cui nessuno sente il bisogno, o peggio, come stavamo dicendo, per tradurre in italiano sostanzialmente delle regole che gli vengono imposte e dettate da qualcun altro che magari sta seduto a Bruxelles o a Ginevra o quello che sia, è un parassita, anche se dichiara di far parte del fronte del dissenso, che vuole fare il parassita per migliorare le cose. Io ho una frase che ho ripetuto ormai fino alla nausea: se io sono contrario alla mafia, non mi posso affiliare a una cosca dicendo che poi miglioro la mafia dall'interno.
non funziona così. Purtroppo bisogna rendersi conto delle contraddizioni che sono insite in un certo tipo di attività politica, e quindi così direi che ho dato una risposta che forse è ancora più stronza della domanda. E con questo non possiamo che chiudere nel migliore dei modi. Io ringrazio molto Alessandro Fusillo e quelli che ci hanno seguito. Ci vediamo la prossima volta. Buona serata, ciao Alessandro. Grazie a tutti, ciao. Quello che sta succedendo è indegno di un paese civile. E noi siamo quelli che stanno difendendo il fatto che l'Italia ancora rimanga un pochino un paese civile. E vinceremo questa battaglia.